Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento a Terrazza Milan. Buon sabato e sarà forse un buon sabato grazie alla seconda squadra di Milano, perché la prima, che dire, fallisce l'appuntamento importante ogni volta. Milan Udinese era l'appuntamento, forse degli appuntamenti, perché poi si arriva agli scontri diretti come quello del 3 marzo contro il Napoli. Adesso ci confronteremo in questo torneo perché prima l'Inter nel derby di Coppa Italia e poi a Napoli. E vedremo che cosa succederà. Certo, il nostro problema è con le cosiddette piccole, ma non è solo questo il problema, perché noi siamo fuori di testa ma diversi da loro. Però c'è da dire una cosa molto importante, perché vedete, a differenza della seconda squadra di Milano, noi non siamo dei piangina, e seppure ieri l'arbitro non ha visto il Mani che ha permesso all'Udinese, alla Real Udinese, non capisco perché contro di noi giochino tutte alla morte, beh, c'è da dire che noi abbiamo giocato male, punto. Noi non abbiamo giocato per vincere lo scudetto. Ci è venuto il braccino? Può darsi, forse ci è venuto il braccino, c'è da dire anche questo. O forse no, o forse siamo arrivati, come dire, a sazietà. Questo è il nostro limite. Oltre questo, bisogna fare una campagna acquisti che ci permetterà di essere più competitivi. Oddio, non tanto in Italia, perché nonostante tutto siamo primi in classifica. Però con queste squadre, dimentichiamoci le musichette di Champions, sì, andremo fino agli ottavi, non lo so. Dimentichiamoci le notti magiche, per intenderci. Abbiamo giocato male, punto. Magnan ci ha salvato ancora una volta, perché altrimenti al 90esimo o giù di lì sarebbe stato 2-1 per l'Udinese. Per il resto poca roba, male cambi. Leao ci ha forse aiutato ad evitare, o meglio, ci evita di dire che il Milan non segna, come per la seconda squadra di Milano. Qual è il problema? Che non segnano. Ma anche noi siamo lì lì, eh? Per fortuna le ha un meravigliao. Per il resto, ripeto, poca roba. Megna darei un 7 per averci salvato veramente il fondo schiena. Malissimo che sì, come avevamo detto già ieri, non è un problema di resto o non resto. Vai, anche perché giocare così non ha proprio senso. Per il resto direi appena sufficiente un po' tutti, tranne Maignan Leao. Qualcuno insufficiente, dal 5 al 6 e mezzo, dal 5 al 6, non di più, dal 5 al 6. Quindi inutile fare una pagella, per intenderci, perché non abbiamo gli attributi per chiudere un po' una sorta di coito interrotto. Al dunque non ci riusciamo. Ora vedremo quello che succede, perché poi abbiamo visto successivamente Genoa-Inter, che è stata un'altra partitaccia. Manca Lazio-Napoli per decretare la nuova classifica, che tutto sommato potrebbe vedere il Napoli raggiungere il Milan se vince a Roma con la Lazio, e in quel caso noi saremmo secondi, perché negli scontri diretti è prima il Napoli. E a quel punto devi andare per forza a vincere a Napoli, perché il Napoli a Milano, al di là dell'ennesimo errore arbitrale, ha vinto. Quindi, che dire, c'è un problema di classifica. Oh, parliamoci chiaro, va bene così, nel senso che se uno mi avesse detto a questo punto sei primo in classifica, puoi vincere lo scudetto, ti mancano, non so, 10, 11, non mi ricordo, partite, io avrei detto wow, sì, però
mi vinci con le squadre forti e non chiudi la pratica con le cosiddette squadre più deboli. Ieri anche De Laufeu giocava bene, ve lo ricordate De Laufeu? Terrificante. Con noi si esaltano, si esaltano le avversarie. E purtroppo non si saltano gli arbitri, non mi interessa l'errore o non errore, sì, è chiaro che segna di mano. Il problema è che perché mandi un esordiente a San Siro quando c'è la prima in classifica, che deve giocare? Quindi c'è qualche, diciamo così, antipatia? Usiamo questo termine? C'è dell'antipatia? Sì, questo anche. Però, come dicevo, se mi avessero detto sei primo in classifica con 10 giornate al termine e te la puoi giocare, sei in semifinale di Coppa Italia e te la puoi giocare, certo, per chi è un po' age come me, stiamo parlando di poca roba, però, perché abbiamo visto altri Milan, però va benissimo, questo è un momento storico, cioè in Italia non c'è nessuno che fa meglio. Poi andiamo in Europa, ecco. E il Napoli, che secondo me è una gran squadra, ne becca 4. Non Barcellona, dice, ah, è Barcellona, ma guardate a vedere dove è in classifica il Barcellona in Spagna. Quindi pensate che ieri il Chelsea è stata fatta una proposta di acquisto di 1 miliardo e 9, e infatti Gazzidis se l'ha detto l'altro giorno. Per poter fare una squadra all'altezza delle altre squadre, parlava squadre inglesi o giù di lì, bisogna fare lo stadio. Il problema è che lo stadio non si muove, non si muove. Non vorrei che capitasse quello che è capitato a Roma, perché è probabile. C'è una proposta che spaventa molto il sindaco di Milano, e che è quella che Milan e Inter potrebbero andare via da Milano, cioè giocherebbero in un altro stadio che non ha sede nella città di Milano. Questa è una probabilità, perché a un certo punto, se Milan e Inter, per emergere nel panorama europeo o per ritornare, almeno per quanto ci riguarda, dell'altra se sprofonda non mi interessa, nel panorama europeo, a fare un percorso come si deve, bisogna fare lo stadio. Per fare lo stadio è chiaro che ci vuole il permesso e tutto ciò che ne consegue. Il problema è che siamo ancora alla discussione, c'è il no degli ambientalisti, c'è il no del comitato di San Siro, c'è il no del comitato del no allo stadio di San Siro, quindi abbiamo evidentemente questi problemi. Ecco, il problema è che può essere risolto perché c'è qualcuno, qualche amministrazione molto chiaramente vicina a Milano, magari venissero a giocare dalle mie parti, che ha proposto a Milan e Inter, che stanno pensando di realizzare lo stadio in questa cittadina e lasciare Milano. Staremo a vedere. Baci dal non so dove, fa freddissimo, un po' come diceva Checco Zalone, ma fa freddissimo, più che a Roccaraso. Ciao.